Anche lo squalo può stare in un acquario. Accade a Viterbo, dove ad un negoziante è stato spedito in dono un raro esemplare. Fausto Pace lo ha intervistato. Sentiamo. Nastro azzurro per una nascita davvero particolare in questo acquario. Infatti, qualche giorno fa è nato uno squalo in cattività. È uno squalo tigrato, misura appena 15 centimetri ed è un fatto non comune. Per ora mangia piccoli pesci e molluschi. Quando crescerà sarà collocato in una grande vasca. Come vi è capitato uno squalo dentro questo negozio? Ma è molto semplice, il nostro fornitore abituale ogni tanto ci fa dei piccoli regali durante l'importazione di pesci tropicali di coralli e questa volta ci ha voluto regalare questo uovo di squalo, il quale noi non avevamo mai visto, mai avuto possibilità di vedere, e l'abbiamo introdotto in vasca, curiosi di vedere che cosa sarebbe poi successo. E dopo 3 mesi di dolce attesa è successo effettivamente. È nato un giovane Chiloscillum striatus, che è uno squalo di barriera, un piccolo squalo di quelli che vive sul fondo, uno squalo pacifico, che diventa non più lungo di 1,10 m, che comunque è una taglia abbastanza rispettabile. Ecco, e quando sarà 1,10 m, dove lo metterete? Dunque, rimarrà sempre in negozio, non lo daremo via per nessun motivo al mondo. Bene, le sue misure massime le conoscete.